tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo aver imparato con le 10 regole base come parlare il fiorentino, dobbiamo affrontare un altro capitolo fondamentale del nostro dialetto, ovvero i modi di dire. In questo video ti spiegherò 8 modi di dire fiorentini, come usarli, da dove vengono e cosa vogliono dire. Partiamo subito con una frase che io uso tantissimo: siamo alle porte o sassi. Questa frase è usata quando qualcosa sta per accadere irrimediabilmente. Questo modo di dire nasce dal periodo del Medioevo, quando Firenze era circondata dalle mura e vi si poteva accedere solamente attraverso le porte. Alla sera però queste porte venivano chiuse per evitare che dei banditi saccheggiassero la città. Poteva accadere che qualche fiorentino era rimasto a bighellonare appena fuori dalle porte. Ecco che si racconta che queste persone si munivano di sassi e iniziavano a lanciarli contro le porte per avvertire che stavano arrivando, che dovevano ancora rientrare in città. Ecco che da questa usanza di essere alle porte con i sassi ne è venuto fuori il modo di dire per qualcosa che sta per accadere irrimediabilmente. Un esempio pratico: il vostro capo potrebbe dirvi: c'è da finire questo lavoro e domani e c'è la scadenza e siamo alle porte o sassi. Secondo modo di dire: i che c'entri culo con le arantore. Questo modo di dire è usato quando ciò di cui stiamo parlando non ha niente a che vedere con qualcos'altro che è stato detto. Esempio pratico: se voi state parlando con i vostri amici delle vacanze di Natale, di cosa farete, dove andrete, e a un certo punto qualcuno arriva e dice: beh, io quest'estate andrò ai Caraibi, voi a tono gli risponderete: bah, i che c'entri culo le arantore. Ma da dove deriva questo modo di dire? La storia è molto particolare. Le 40 ore sono una pratica religiosa che avviene prima della domenica di Pasqua, dove appunto i fedeli per 40 ore contemplano il Santissimo Sacramento. Si racconta che nella Firenze del 1500, durante questo rito, nella chiesa di Santi Apostoli, una chiesa molto molto piccola a Firenze, c'era davvero tantissima gente. E quindi una signora si sentì a un certo punto palpeggiare il culo. Ovviamente se ne risentì subito e chiese spiegazioni. Il tizio si giustificò dicendo: ma il che tu vuoi sia? E sono le 40 ore. Intendendo che era colpa di questo rito che causava un sacco di persone se le aveva sfiorato il sedere. Ma lei non si beve certo la scusa e prontamente gli rispose: ma ora il che c'entri il culo alle 40 ore? Ecco che da questo episodio è rimasto questo modo di dire, che sta a significare qualcosa che non c'entra assolutamente niente con qualcos'altro. Terzo modo di dire: questo ve l'avete usato tutti almeno una volta. E tu sei un bischero. Questo appellativo ormai è diventato emblematico del nostro dialetto e non ha un senso dispregiativo o negativo, anzi è quasi utilizzato in maniera giocosa e scherzosa. La storia di questo modo di dire è molto antica e risale ai tempi della costruzione del Duomo. I bischeri infatti erano una famiglia di Firenze che avevano le loro case proprio nei pressi del Duomo. Nel XIII secolo venne deciso di costruire una nuova cattedrale al posto di Santa Reparata, quindi offrirono alle varie famiglie che avevano le case proprio nei pressi del Duomo ingenti somme di denaro al fine che si trasferissero e lasciassero le case alla demolizione, per quindi ampliare lo spazio nel quale poi sarebbe stata costruita una nuova cattedrale. La famiglia dei bischeri rifiutò più volte l'offerta perché puntava a somme sempre più alte. Alla fine, non riuscendo ad arrivare a un accordo, gli furono espropriate le case con la forza e vennero risarciti con pochissimi soldi. Ecco perché dal nome di questa famiglia, che poi si vide costretta a lasciare non solo Firenze ma anche la Toscana, ne è venuto un vero e proprio modo di dire, per intendere una persona che è a volte un po' poco furba, ingenua. Ma come si potrebbe usare questa frase nel parlato quotidiano? Se un vostro amico viene da voi e vi dice: ti ho prestato 10 euro a Giovanni, oh, me l'ha ancora ridai. E te l'avevo detto e quello non li rende mai. E tu sei un bischero. Quarto modo di dire: e l'è tutto un altro paio di maniche. Questa frase si usa quando un discorso, una cosa che stiamo facendo, non ha nessuna relazione con qualcos'altro. Anche questo modo di dire deriva dal Medioevo. Le donne fiorentine, ma non solo, avevano l'abitudine di indossare abiti ai quali potevano essere cambiate solamente le maniche, in modo che apparisse come se avessero abiti sempre nuovi. Però ganza st'idea, bisognerebbe farla anche noi. Io mi compro un par di camicette e cambio solo le maniche. Pensiamoci. Ecco, e da questa pratica ne è venuto poi il modo di dire: gli è tutto un altro paio di maniche.
Oh Franca, è tuo figliolo di andà a Oxford e... Ma tra studiare il ragionale o l'inglese, gli è tutto un altro paio di maniche. Modo di dire numero 5. A occhio e croce. A occhio e croce è una frase che simboleggia qualcosa che viene fatta in maniera non proprio precisa. Questo modo di dire deriva dalle tessitrici fiorentine. Quando infatti si rompeva un filo durante la pratica della tessitura, non potevano accomodarlo con il telaio, ma dovevano aggiustarlo con ago e filo a occhio. Per farlo creavano a mano una croce sulla trama. Ecco che da questa pratica di fare questa croce a occhio ne è derivato il modo di dire a occhio e croce per qualcosa che ovviamente viene fatta in maniera non del tutto perfetta. Un esempio pratico di come poter utilizzare questo modo di dire: se qualcuno vi domanda ma quant'anni l'arà la Lucia? Bah, a occhio e croce una quarantina. Numero 6. Per filo e per segno. Questo modo di dire invece significa qualcosa che viene fatto in maniera minuziosa e nei dettagli. Anche questo modo di dire deriva da un mestiere fiorentino, quello dei segatori. Questi artigiani si occupavano di tagliare, segare appunto, i tronchi di albero che arrivavano a Firenze e che poi sarebbero andati ai falegnami che li avrebbero lavorati. Per tagliare questi enormi pezzi di albero usavano della specie di compassi chiamati seste con cui punteggiavano il tronco. A questi punti mettevano in tirare una cordicella che era stata precedentemente intinta nella polvere di carbone. Con due dita andavano a pizzicare questa cordicella che battendo sul tronco lasciava il segno e quindi era la traccia per poi tagliare il pezzo di tronco. Quindi con l'uso di un filo che serviva a segnare ne è venuto il modo di dire per filo e per segno di qualcosa che viene fatto in maniera precisa e dettagliata. Sicuramente ad una vostra amica che vi dirà di aver fatto la prima uscita con un nuovo ragazzo direte: no, mi devi raccontare tutto per filo e per segno. Settimo modo di dire: finire col culo per terra. Questa frase significa non avere più soldi e essere in guai molto seri. Questa espressione è collegata alla famosa pietra dello scandalo che si trova sotto la loggia del Porcellino. Su questa pietra, infatti, nel Rinascimento venivano puniti e umiliati i debitori caduti in disgrazia. La procedura consisteva nel calare le mutande a questo sciagurato e nel fargli battere per ben 3 volte il culo nudo su questa pietra. Ecco che da questa pratica ne è venuto poi il modo di dire finire col culo per terra. Bah, Luigi un face altro e spendere e poi e gli è finito il culo per terra. Ultimo modo di dire: troppa grazia Sant'Antonio. Questa frase è usata quando si ottiene qualcosa più di quanto si è chiesto. Anche Firenze aveva il suo Sant'Antonio, o meglio Antonino. No, non era Cannavacciuolo. Antonino fondò la compagnia dei buonomini che si occupava di aiutare i benestanti che erano caduti in disgrazia. Lui era una persona davvero buona e gentile, infatti a Firenze veniva soprannominato Antonino dei consigli, perché non si rifiutava mai di dare qualche consiglio ai fiorentini che richiedevano il suo aiuto. La storia di questo modo di dire è legata a una coppia di giovani sposi che non riusciva ad avere figli e quindi si rivolse ad Antonino. Poco dopo l'incontro i due ebbero il primo figlio, ma nel giro di qualche anno la donna partorì ben altri 6 figli. Ecco che la grazia di Sant'Antonio era stata anche troppa. Quindi questo modo di dire lo potete usare quando qualcosa che volete estremamente poi vi arriva anche più del dovuto. Antò, anche meno, eh? Fatemi sapere nei commenti quale di questi modi di dire usate di più. E ovviamente se ne avete anche altri scrivetemeli. Se questo video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo. Nel prossimo video parleremo delle parole fiorentine. I toni, i tocco, nini. Vi mando un bacio gigante e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Quello dei segatori, dei segaioli. No, i segaioli. Ma perché sto delirando? Erano i segatori. I segaioli erano... erano altre persone, facevano altri mestieri, come dire, un mestiere che non muore mai. Bene, allora...